Ben ritrovati amici di Safe Drive, nuovo appuntamento con una puntata in esterna, come potete vedere, dalla Fiera di Bologna per l'edizione 2022 di Auto Promotech, in mia compagnia e naturalmente di Michele Fontana. Ciao Michele. Ciao Andrea, un saluto naturalmente anche a chi ci segue da casa. Numeri straordinari ufficialmente sono stati appunto dati per questa edizione, ricordiamo che è una rassegna che avviene ogni 2 anni, numeri eccezionali, dicevo, 1300 espositori, sono davvero tanti, il 25% è una presenza straniera in rappresentanza di 42 paesi, davvero un dato interessante, soprattutto in considerazione del fatto che questi numeri sono ancora migliore rispetto all'ultima edizione pre-Covid che c'è stata, quindi la tendenza, il trend è quello di un mercato sempre, almeno questo settore, sempre più fiorente e comunque in grande ripresa. Sì, e allora ricordiamo naturalmente, si tratta di un mercato dedicato all'aftermarket in particolar modo, ma oggi dici aftermarket tutto e niente veramente, ma davvero più che altro tutto mi viene da dire, perché è una vetrina a dir poco ampia, quindi cercheremo di raccontarvi in buona parte che cosa significa oggi Auto Promotech, cioè le nuove tecnologie dedicate al car service in generale, sì, all'aftermarket, al mondo degli pneumatici, dell'assistenza, ma insomma davvero mondo molto molto ampio che si confronta con la necessità appunto di nuovi servizi e di nuove tecnologie da parte del pubblico e naturalmente anche degli addetti ai lavori che sfruttano questo grande network, come stava giustamente spiegando Michele, di dimensione oramai internazionale. Però io direi che adesso Diamo 30 secondi giusto linea alla regia, poi ci separiamo per un attimo, ci ritroviamo qua naturalmente e poi andiamo a conoscere delle novità che presenta questo interessante salone. Una tappa assolutamente imprescindibile, la visita a Bosch, perché? Perché Bosch da sempre, da quando è nato l'automobile, l'accompagna nello sviluppo. Bosch in sintesi è il presente, il futuro, l'innovazione dell'automobile. Ne parliamo con Massimiliano Olivieri del Castillo, direttore vendite di Bosch Italia. Grazie innanzitutto di essere con noi, a nostra disposizione. Grazie a voi. Questa innovazione che sta così coinvolgendo il mondo dell'automobile passa naturalmente attraverso il prodotto, però coinvolge anche diversi settori, forse non sempre ne parliamo e focalizziamo l'attenzione, voi naturalmente lo fate e come, mi riferisco all'assistenza per esempio, alle officine, ecco, come cosa avete sviluppato per andare incontro anche a questo settore fondamentale, oserei dire? Assolutamente sì, perché le officine sono il cuore per la manutenzione del veicolo e la tecnologia che oggi troviamo sui veicoli in produzione o futuri che stanno arrivando coinvolgono in prima persona gli autoriparatori, rendendo il loro lavoro sempre più una sfida tecnologica, sempre più complicato. Il loro lavoro è veramente e sta molto cambiando in questi anni. La sfida di Bosch è quella di essere al fianco dell'autoriparatore e di fornire strumenti che semplifichino e rendano più efficiente la propria attività e permettano di riparare veicoli e rendere il proprio cliente automobilista soddisfatto. Sicuramente il cuore è lo strumento di diagnosi, quello che noi chiamiamo KPS con a bordo il proprio software Easytronic, che è veramente la, lasciatemi dire, quella che una volta era la chiave inglese, oggi il tester multimarca, che quindi permette di operare su più veicoli, il tester Bosch, è il cuore che permette di fare tutte le operazioni, da spegnere la scheda del tagliando a fare tutte le riparazioni che servono per far funzionare la vettura. Oggi hanno sicuramente importanza anche le attrezzature che permettono la calibrazione dei radar e telecamere, quindi poter ripristinare le funzionalità dei sistemi di assistenza alla guida. E non per ultimo, diciamo classico, vista la stagione, anche macchine per fare il service dell'aria condizionata, quindi per permetterci di godere del fresco in queste calde giornate che iniziano d'inizio estate. Certo, hai parlato di sistemi di assistenza alla guida, qui hai aperto un capitolo enorme, naturalmente non abbiamo la pretesa di affrontarlo qui oggi. Dove Bosch, però, tra l'altro, ne sa un bel po'. Beh, direi che è piuttosto leader. E appunto approfitto della tua presenza per chiedere se nel caso l'avete portato oggi, ma anche se non l'avete portato qua ad Auto Promotech,
avete un nuovo, un innovativo sistema di assistenza alla guida che vedremo magari presto anche sulle nostre vetture. Insomma, il futuro prossimo che cosa prevede? I sistemi diventano sempre più complessi, quindi si è passato dal radar alle telecamere e adesso le vetture di ultima generazione cominciano a montare sistemi laser chiamati LIDAR. Quindi anche in questo settore diamo la possibilità alle officine di avere strumenti che permettano di calibrare questo, i LIDAR, i sistemi laser, piuttosto che tutte le assistenze alla guida che stanno diventando da telecamera ovunque nella vettura. Quindi lo sviluppo tecnologico è molto importante, quindi la combinazione di più sistemi rende le vetture sempre più intelligenti. Come preannunciato, lo dicevamo, ad AutoPromoTech davvero si trova una grandissima varietà di tematiche, di argomenti, servizi che riguardano ovviamente il mondo dell'automotive. E allora non è assolutamente strano trovare un vero e proprio colosso del settore assicurativo a livello europeo e a livello mondiale. Ed è per questo che siamo qui da Mafre. Mafre l'abbiamo già incontrato e conosciuto recentemente negli studi di Safe Drive, ma oggi vogliamo ulteriormente approfondire con loro degli argomenti molto molto interessanti e lo faremo con Anil Milli, che è il responsabile dipartimento fornitori per Mafre Italia. In effetti per noi è un battesimo, la prima volta qua in AutoPromoTech, perché in questo momento? E noi abbiamo un piano industriale che prevede da qui a breve una crescita importante, una crescita esponenziale. Come lo faremo? Lo faremo con il supporto di Ugo, il nostro sistema di valutazione di trasparenza dell'usato che ci aiuterà commercialmente, sarà un'arma fondamentale. Questa crescita si farà con il nostro organico, ma si farà anche con tutto il ventaglio di servizi che abbiamo a disposizione. Noi in Italia generiamo e gestiamo servizi per l'assistenza all'auto, soprattutto visto che siamo in AutoPromoTech, gestiamo servizi per assistenza anche all'abitazione e alla persona. Qui il focus è auto. E per affrontare questa crescita noi ci serviamo di fornitori sempre qualificati, fornitori di servizio. Parliamo di soccorso stradale, parliamo di officine con la nostra rete NetMafre, oltre 300 officine sul territorio, parliamo anche di veicoli a noleggio. Questo è tutto quello che possiamo offrire, e lo vogliamo fare in modo importante proprio per affrontare quello che sarà. Da qua a poco la nostra crescita sarà vertiginosa e quindi dobbiamo affrontarla, dobbiamo cercare di rinforzare la rete che è già ricca di suo. Sicuramente abbiamo un DNA votato all'auto, però negli ultimi anni abbiamo inserito anche, dicevamo, l'assistenza alla persona, quindi abbiamo le nostre reti di cliniche convenzionate, ospedali, medici a domicilio, abbiamo l'assistenza all'abitazione, quindi abbiamo una rete di artigiani, una ricca rete di artigiani, possiamo offrire appunto assistenza come l'idraulica, come l'elettricista. Oggi siamo in grado di effettuare addirittura installazioni di wallbox, quindi il nostro ventaglio è veramente ampio. Ritornando invece all'auto, che è il nostro focus, come detto, abbiamo il soccorso stradale in primis, che possiamo affrontare anche col mezzo che è qua in esposizione. Abbiamo i veicoli a noleggio, possiamo offrire noleggio eventualmente sia ai privati, ma soprattutto nelle nostre assistenze, quelle che eroghiamo ogni giorno. Abbiamo una rete di officine meccaniche, oltre 300 in Italia, sono tutte qualificate, e oggi stiamo creando nuove reti sempre nuove, di cui però non preannuncio niente perché le vedrete poi fiorire con gli anni. È molto interessante quindi questa ramificazione dei servizi. Poi però una cosa che mi chiedo, magari chiedo anche per chi ci segue da casa, soprattutto è questa. La semplificazione, no? Nell'arrivare a comprendere il valore di questi servizi, che cosa questi servizi offrono. Sappiamo che Mafre sulla chiarezza punta tantissimo, lo abbiamo visto e capito assolutamente, ma questi servizi sono forniti anche all'interno, diciamo, di pacchetti strutturati nei quali il cliente si può muovere, diciamo, abbastanza agilmente? Normalmente a un prodotto che è legato all'auto si legano poi tutta una serie di servizi che sono volti appunto ad aiutare un cliente nel momento di difficoltà. Quindi partiamo dal soccorso stradale e insieme possiamo offrire anche il noleggio, il taxi piuttosto che l'hotel, il rientro passeggeri. Quindi i bouquet di servizi partono sempre dall'avvenimento di un sinistro, che può essere quello di un guasto, per poi seguire la persona nelle sue esigenze. Quindi sono precostruiti, ma sempre in base a quello che il cliente ci chiede. Mobilità elettrica, questa è la strada tracciata, il futuro dell'automobile naturalmente ne risente, e come anche AutoPromoTech. E il segreto però tutto sta nel rendere questa transizione più facile, più fruibile, più smart, come si dice al giorno d'oggi. Noi parliamo con Claudio Noferini, Country Manager Italia di Free to Move e Solutions, grazie di essere grazie con noi.
Dunque, una strada abbiamo detto tracciata, però dobbiamo renderla anche semplice, no? Da percorrere, fruibile. E quali sono queste soluzioni che avete pensato per il pubblico per questa transizione importante? Noi come società Isolution Free to Move abbiamo creato una serie di servizi, di prodotti, quindi hardware e software, che consentano in maniera semplice ed efficace di vivere questo nuovo modo di approcciare all'elettrico in maniera totalmente semplice. Abbiamo ingegnerizzato degli hardware che vanno da 2,3 kW fino a 22 kW, fino a 44 kW come in questo caso con delle colonnine per il sistema pubblico, a dell'hardware che è per le soluzioni domestiche un prodotto vincente in quanto non necessita di installazione e può essere utilizzato in modalità plug and play, quindi una semplice presa asciugo connessa al muro come un normalissimo elettrodomestico consente alla persona di ricaricare la sua vettura fino a 7,4 kW in casa utilizzandolo con un'app che noi abbiamo ingegnerizzato, un'app unica per tutti quelli che sono i sistemi di ricarica sia in privato che in pubblico, che consente di gestire in maniera semplice ed efficace tutte quelle che sono le necessità del quotidiano. Il driver si trova ad utilizzare N-App e quindi ha questa ansia di gestione, mi fermo in un punto, ne utilizzo un altro. Con la nostra è molto semplice, con un'unica app tutti i punti di ricarica, o il 95% circa dei punti di ricarica che sono entrati nel nostro circuito. Come è possibile venire a contatto con i Solution e quindi usufruire dei vostri servizi? Allora, abbiamo diversi canali di comunicazione che consentono a chiunque di potersi mettere in contatto direttamente con noi, con le nostre country, quindi dal sito internet freetomoveisolution.com dove si possono aprire delle lead, contattandoci direttamente tramite il nostro personale di field o utilizzando tutti quelli che sono i canali di comunicazione anche social, ai quali noi ovviamente abbiamo il nostro ufficio comunicazione che in maniera brillante ci sponsorizza ovunque. Lo speciale che Safe Drive sta dedicando all'Autopromo Tech 2022 prosegue, naturalmente gli pneumatici rimangono una tematica importantissima perché questo ci dà l'occasione di parlare di nuove tecnologie, di prestazioni, di sicurezza e probabilmente anche di molto molto altro. In questo caso lo facciamo con Falcon Tires, quindi siamo contenti di poter incontrare questo grandissimo e importante marchio e allora io direi di passare subito a quella che è la prima domanda e intanto direi di presentare, seppur brevemente naturalmente, Falcon Tires e dare anche una connotazione alla presenza sul mercato italiano. Allora, Falcon Tires è un produttore di pneumatici di origine giapponese, è il marchio di punta, quindi il prodotto premium della Sumitomo Rubber Industries, che è il quinto produttore al mondo di pneumatici, storia ultra centenaria, 120 anni che insomma l'azienda in Giappone produce pneumatici, in Europa dal 2010, in Italia più o meno dagli anni successivi e quindi insomma che negli ultimi 2-3 anni sta sviluppando ancora di più il proprio marchio, il proprio portafoglio clienti, il proprio portafoglio partnership sul mercato. Guardando un po' quella che è la vostra attività, dando un'occhiata ai vostri prodotti, si capisce che anche la versatilità della vostra produzione, del vostro prodotto è considerevole. Sì, produciamo la gamma intera di prodotti, estivo, all season, invernale, 4x4, autocarro, trasporto leggero, un po' di tutto, dalle 10 alle 22 pollici, quindi forniamo dalla vecchia mini ai SUV e le macchine prestige più importanti, quindi tecnologia di livello altissimo, giapponese, produzione buona parte Giappone e in parte qualche anche diciamo altra regione tipo Turchia o Thailandia da dove arrivano i nostri prodotti. Ecco, diciamo che fa sempre piacere vederlo, naturalmente c'è anche un lato sportivo legato a motorsport, abbiamo visto queste bellissime Porsche 911 GT3 insomma impegnate in pista, quindi non manca anche questa connotazione sportiva che poi comunque lo sappiamo si traduce spesso e volentieri anche in un'evoluzione del prodotto di serie. Allora, il motorsport è evidentemente per il nostro settore intanto una vetrina, ma serve molto nello sviluppo del prodotto. Non vogliamo posizionarci come una marca che fa solo diciamo, prodotti super sportivi, però è evidente che le tecnologie vengono sviluppate per queste tipologie di eventi,
questo weekend specificatamente, purtroppo gli italiani non staranno presenti perché siamo qua a Bologna, però c'è la 24 ore nell'Urburin che ci vede protagonisti col nostro team e dove Falcon è sponsor della manifestazione, dove diciamo invitiamo in tempi felici, invitavamo diverse centinaia di clienti da tutta Europa, quest'anno ancora diciamo un attimino in tono minore l'invito dei clienti perché insomma adesso abbiamo la fortuna di poterci muovere, di essere qua, di conoscerci di persona, ma fino a qualche mese fa non eravamo ancora certi di poterlo fare. Però certo, quella è la nostra vetrina, ma da lì viene fatto tutto lo sviluppo dei prodotti che servono specificatamente. Tra l'altro, questa è una cosa importante, Falcon, il gruppo Sumitomo, sviluppano prodotti dedicati per il mercato europeo specificatamente, quindi non sono prodotti globali, ma sono prodotti che tramite la nostra ricerca e sviluppo, che anche in Europa, vengono studiati appositamente per le condizioni climatiche, intanto europee, dalla Scandinavia al sud Italia, al sud della Spagna, quindi per le strade europee, per il consumatore europeo che hanno esigenze e caratteristiche molto diverse da asiatico piuttosto che lo statunitense, dove sono mercati dove comunque Falcon e il gruppo Sumitomo sono molto 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 forti, insomma, presenti da diversi anni. Parliamo spesso all'interno dei nostri servizi, della nostra trasmissione, del mondo dell'auto che si sta evolvendo, che sta vivendo una sorta di rivoluzione. Ad ogni modo questa rivoluzione non riguarda soltanto il prodotto, l'automobile in sé, ma tutta la filiera ne viene toccata, ne viene coinvolta, anche il mondo dell'aftermarket, ma non solo. Chi meglio del presidente Fabrizio Guidi di Asconauto per parlare di questi problemi, di questo tema direi più opportunamente. Grazie presidente di essere con noi. Il mondo dell'aftermarket come sta evolvendo sull'onda, sulla base delle nuove frontiere tecnologiche? Chiaramente c'è una questione che riguarda, diciamo, la cosiddetta rete ufficiale e un'altra riguarda la rete indipendente. Come rete ufficiale c'è un coordinamento, diciamo, una priorità di informazioni che sono quelle legate dai rapporti fra concessionari e case madri, che poi producono veicoli sempre più evoluti. Nel rapporto con la rete indipendente, perlomeno da parte nostra, che siamo un'associazione di concessionari che è in strettissimo rapporto con l'intera rete degli autoriparatori italiani, c'è interesse a far sì che questa rete sia sempre più nella possibilità di utilizzare quanto li mettiamo a disposizione e essere al passo coi tempi su quello che sta succedendo sul mondo dell'auto, sull'evoluzione anche del prodotto. Essere al passo coi tempi vuol dire anche essere aggiornati. Sì. Vi impegnate anche da questo punto di vista, date anche un aiuto, un supporto in questo senso? Ma noi lo facciamo quotidianamente mettendo il rapporto di autoriparatori con i servizi delle nostre concessionarie anche sulle eventuali casistiche che si potessero verificare, perlomeno quelli che si rapportano con noi, ma lo facciamo anche attraverso la nostra Academy, che continua a fare corsi sull'evoluzione del prodotto, sull'evoluzione normative, sull'evoluzione per mettere, diciamo, di tutto quanto quello che possa riguardare da vicino la capacità degli autoriparatori che si rapportano con noi a essere protetti, a essere tutelati, a essere informati, insomma. In un mondo dove si va verso le auto che si scambiano informazioni fra di loro, auto che si guidano e si guideranno da sole, auto che non hanno incidenti e quindi bisogna essere sempre più evoluto, c'è anche tutta un'operazione che porta a un rapporto spersonalizzato fra chi vende l'auto e chi la deve comprare, quindi il discorso di spostare attraverso anche i mandati di agenzia e il rapporto su internet direttamente con la casa, saltando la rete dei concessionari, ci porta a fare considerazioni sulla base delle quali diciamo noi siamo imprenditori, in 40 anni abbiamo costruito un rapporto sul nostro territorio con i clienti, con gli autoriparatori, con tutto il mondo che circonda la concessionaria, con i dipendenti, con le loro famiglie eccetera. Questo lo vogliamo tutelare come elemento di riferimento per un processo di qualità e di crescita nella sicurezza, insomma. La prima parte dello speciale dedicato ad Autopromotech finisce qui, ma non perdete la seconda, altrettanto ricca di interessanti argomenti, sempre in questa puntata di Safe Drive, immediatamente dopo il blocco di servizi. Prosegue a passo svelto la terza edizione di Car Influencer per un giorno.
vi ricordiamo la formula che vede impegnati 10 fortunati appassionati di motori che hanno la possibilità di mettersi alla guida di alcune tra le auto più lussuose, potenti ed esclusive oggi disponibili sul mercato. Padrona di casa, naturalmente, anche questa volta Elena Giaveri, da sempre anima di questa rubrica. Protagonista del prossimo appuntamento è Peugeot 3008, SUV di grande personalità, perfetta interprete del più recente corso stilistico della casa francese. La versione questa volta protagonista è la più esclusiva di tutta la gamma, la Hybrid 4 300. Trazione integrale, cambio automatico a 8 rapporti, 300 cavalli di potenza massima. Il fortunato estratto che potrà guidarla è Teo Antolini, milanese di nascita ma oggi residente alla Prica. Naturalmente grande appassionato di motori con una predilezione per il fuoristrada. Complimenti Teo e in bocca al lupo! Le esigenze di mobilità evolvono sempre più velocemente, ma la capacità di Citroën di interpretare il cambiamento è rimasta immutata. Ne è un fulgido esempio la piccola Citroën Ami, un nome ricco di storia, che sicuramente non lascia indifferenti gli appassionati della casa francese e che in 240 cm di lunghezza porta con sé tanti spunti di sicuro interesse per chi cerca una soluzione di mobilità intelligente e a misura di città, con quel guizzo di creatività tipico del marchio. Secondo la legge italiana si tratta di un quadriciclo leggero. Per guidarla è sufficiente il patentino AM, quello dei ciclomotori, e bastano appena 14 anni per mettersi al volante e partire alla conquista della città, grazie alla grande facilità di parcheggio. La propulsione è esclusivamente elettrica, così da permettere alla Mi di trovare luce verde anche nelle zone a traffico limitato. Il motore della francesina sviluppa una potenza di 6 kW e la batteria da 5,5 kWh si ricarica completamente in sole 3 ore con la normale corrente di casa a 220 V. Tutto ciò si traduce in un'autonomia di 75 km, toccando la velocità massima di 45 km orari. Se a prima vista possono sembrare pochi, sappiate che la velocità media del traffico in ambito urbano nel nostro bel paese, nelle ore di punta, non arriva nemmeno a 10 km orari. Dunque, la Ami ha tutte le carte per destreggiarsi in maniera più che lusinghiera nella giungla cittadina. Anche lo stile esterno sa essere trendy e bene incontra i gusti dei più giovani, con grande possibilità di personalizzazione. Le formule di leasing o di acquisto vanno di pari passo con le preferenze attuali, soprattutto con quelle delle nuove generazioni, tanto ecologiste quanto iperconnesse. Si possono sottoscrivere contratti di noleggio e farsela consegnare sotto casa, sbrigando tutte le pratiche online. In più, con i recenti incentivi messi a punto dal governo, la soglia di partenza in caso di rottamazione di un mezzo equivalente, cioè ciclomotori o motoveicoli a 2, 3, 4 ruote fino a 50 cc, si fa ancora più competitiva, andando addirittura a sgomitare con i listini degli scooter. Ripartono gli incentivi statali e Ami 100% Electric diventa ancora più vantaggiosa con offerte ancora più accessibili. In particolare due le offerte di punta, la soluzione di acquisto, chiaramente online, la versione Ami Ami è disponibile a partire da 5.108 euro con incentivi e rottamazione. E poi la soluzione del leasing, che invece offre appunto la versione con pack color, con una soluzione su 48 mesi, anticipo zero e 47 rate da 80 euro al mese. Al grido di battaglia inneggiante all'elettrificazione, i marchi automobilistici si sono da un po' di anni lanciati nel progettare l'evoluzione della propulsione totalmente elettrica e in alternativa ibrida, con preferenza per la versione plug-in, quindi ricaricabile alla spina. Ma riguardo in particolare a quest'ultima tecnologia, non tutti la pensano così. C'è infatti chi persegue con fermezza, convinzione e con la forza dei risultati dalla propria parte una strada diversa. Il soggetto a essere chiamato in causa è Suzuki, che adotta per quasi tutti i propri modelli, a eccezione della A-Cross, i sistemi mild e full hybrid, quindi all'insegna di un'interazione tra il motore termico e quello elettrico, senza alcun bisogno di effettuare ricariche. Ecco come funziona il full hybrid, prendendo spunto in particolare dalla nuova Suzuki Vitara Hybrid 1500 140V, che ha un listino che parte da 30.400 euro.
In questo caso, il motore 1.5 Dual Jet benzina è abbinato al modulo ibrido con motogeneratore da 24,6 kW, a sua volta alimentato da una batteria da 140 volt. In fase di partenza o nelle manovre a bassa velocità, il sistema ibrido fa sì che venga utilizzato esclusivamente il motore elettrico. Se la batteria è completamente carica, in modalità puramente elettrica si può raggiungere una velocità massima di 80 km orari. In caso di un'accelerazione decisa, il motore termico e quello elettrico possono lavorare anche in simbiosi per ottimizzare le prestazioni. La batteria da 140 volt si ricarica invece in fase di frenata e di rallentamento tramite il motogeneratore, senza appunto il bisogno di una ricarica esterna. Questo sistema non ha impedito a Suzuki di mantenere fede alla filosofia della trazione 4x4. La nuova Vitara Hybrid può infatti essere equipaggiata anche con la trazione integrale o il Grip Select. Perché Suzuki adotta la tecnologia Full Hybrid? Per l'elevato grado di efficienza in termini di consumo, contenimento delle emissioni, piacere di guida e, non da ultimo, per la sua semplicità. In futuro anche Suzuki adotterà certamente le motorizzazioni 100% elettriche. Ma il percorso della transizione energetica, il marchio giapponese ha deciso di intraprenderlo a modo suo. E i fatti, tutto sommato, non sembrano dargli torto. Oggi vi presentiamo Dacia Sandero. Dacia Sandero è stato un modello importante per questo marchio perché ha aiutato appunto Dacia ad attecchire ancora di più sul mercato non solo italiano ma italiano in particolare. Oggi Sandero però si presenta in due versioni, la Streetway e la Stepway. Questa è la Stepway. La Stepway sostanzialmente è quella che ha più un ruolo, diciamo, da crossover. La Streetway invece è un po' più semplice, più lineare nel suo aspetto e, come ricorda giustamente il nome, ha un aspetto, diciamo, un carattere un po' più cittadino. Crossover, quindi, crossover Dacia Sandero Stepway. Siamo misure molto molto contenute, appena sopra i 4 metri, 4.099. è vero, a guardarla sembra un po' più grande effettivamente, ma perché? Perché è muscolosa sostanzialmente, perché abbiamo tanti dettagli che la fanno sembrare appunto un po' più di menzionata. L'aspetto estetico sicuramente molto curato, molto importante, bello questo arancione Atacama che è stato anche il colore di lancio, come è comprensibile, come facile capire, ma che è sicuramente anche il più diffuso per questa versione di Dacia Sandero, appunto Stepway. Possiamo notare tantissimi dettagli molto curati, a partire dai retrovisori in tinta carrozzeria, così come le maniglie. Attenzione alle barre longitudinali sopra il tetto, possiamo invertire e quindi fare diventare portatutto in sostanza, quindi molto molto interessanti, molto importanti. Per quanto riguarda il frontale, beh, la cosiddetta firma luminosa, ormai come siamo abituati a definirla, quella dei fari anteriori sostanzialmente, con questa Y che li va ad identificare, fari a LED che sono molto molto migliorati sia dal punto di vista della profondità che del raggio della loro visibilità, quindi molto molto interessanti anche sotto questo profilo. A renderla un po' più crossover, più decisa, più grintosa, anche la protezione con gli skid laterali naturalmente, e poi alcune cromature come quelle che per esempio sormontano i fari fendinebbia. Dacia con Sandero propone una soluzione molto molto interessante. Stiamo parlando, ovvero, di una motorizzazione che è benzina e GPL, di base un motore 1000, ovviamente di cilindrata, TCE, 3 cilindri. Tutta da scoprire, perché effettivamente direi che è una soluzione nel panorama attuale sicuramente molto molto interessante. Un altro aspetto che voglio segnalare naturalmente è anche l'altezza da terra, siamo circa attorno ai 200 mm, quindi molto molto interessante, con un buon angolo di attacco e di uscita. E poi un aspetto che la fa sembrare ancora più alta rispetto alla versione Streetway sono i pneumatici più grandi, con un bel cerchio da 16 in lega che sostanzialmente aiuta questa Dacia Sandero Stepway ad essere un'auto di carattere interessante. E il prezzo? Troppo presto, quello ve lo diciamo dopo. Adesso saliamo a bordo, andiamo a guidarla e poi concludiamo tutto il discorso.
ve lo anticipavo prima, motore 1999 centimetri cubi per l'esattezza, tre cilindri con la doppia alimentazione, benzina e GPL che possiamo anche selezionare tramite un tasto che è qui sotto alla sinistra, appena sotto al volante. Diciamo che i consumi sono molto interessanti, la media effettivamente è di 7,4 litri per 100 km. Niente male, anche perché dobbiamo considerare che questo motore è sì un 1000, ma sviluppa un'ottima potenza. In effetti arriviamo ad un valore di 100 cavalli a 5000 giri. Davvero, davvero niente male. E oltretutto anche il valore di coppia assoluto è piuttosto interessante per la categoria, siamo infatti a 170 newton per metro a 2000 giri. Insomma, tradotto che cosa vuol dire? Vuol dire che questo motore è molto elastico, reattivo, certo non dobbiamo aspettarci delle accelerazioni brucianti, questo no. Però si rivela molto molto efficace sia in condizioni di traffico o di strade un po' più tortuose come quelle che stiamo affrontando esattamente in questo momento, oppure in città o anche nei viaggi a lunga percorrenza e quindi magari su strade più ampie come autostrade, superstrade o tangenziali. Devo dire che questo manuale 6 marce è assolutamente semplice da usare, molto fluido. Gli innesti sono davvero molto molto morbidi, molto precisi. Il comfort buono, devo dire che mi piacciono molto questi sedili, tra l'altro anche esteticamente sono piuttosto belli con queste impunture arancioni e bianche che ricordano poi il colore, questo arancione Akatama che vi raccontavamo prima di questa versione della Sandero Stepway. Allora, devo dire che dal punto di vista dei materiali chiaramente non siamo all'eccellenza assoluta, ma questo è evidente, quello è un discorso riservato ai marchi premium. Però l'assemblaggio è molto buono, devo dire che forse la consistenza delle plastiche è un pochino dura effettivamente, anche al tatto, insomma suonano abbastanza rudi, diciamo così. Però l'assemblaggio è molto buono, quindi non si avvertono scricchioli o rumori strani durante la marcia, mentre il tessuto che va a ricoprire sostanzialmente il cruscotto e tutta la plancia è piuttosto gradevole e anche di buona fattura e di buon materiale. Abbiamo qui davanti a noi un monitor centrale molto pratico, molto intuitivo, così come abbiamo già visto sulle altre Dacia, con i classici sistemi Apple CarPlay e Android Auto, quindi in pratica sostanzialmente Mirror Link che funziona assolutamente molto molto bene. Non mancano gli ADAS, quindi sono supporti sempre oramai fondamentali, direi che non manca soprattutto quel supporto che è sempre più prezioso e che gli automobilisti stanno imparando ad apprezzare sempre di più, ovvero la frenata automatica d'emergenza. Bene, eccoci qua, finito il nostro test drive. Allora, avete capito dalle nostre parole che sicuramente questa versione di Dacia Sandero Stepway 1000 TCE EcoG, quindi con la motorizzazione benzina e GPL, ci ha sicuramente convinto. Si presenta con un listino che arriva intorno ai 15.050 euro. Non sono tantissimi, vi invito a guardare il listino completo di tanti marchi automobilistici per capire che cosa si riesce a comprare o meno con quella cifra. Direi che è davvero un listino molto molto interessante a fronte del fatto che poi c'è anche un discreto risparmio per quanto riguarda i consumi. Quindi insomma, Dacia Sandero Stepway direi decisamente promossa e, se posso dirlo, anche la filosofia che Dacia ha applicato sin dall'inizio oggi sta trovando dei riscontri molto molto interessanti, abbinando appunto una ottima qualità del prodotto con prezzi che sono ancora alquanto competitivi. Era il 2014 quando Citroën lanciò DS come un proprio spin-off, buttando così PSA nell'arena delle auto di livello premium. Nonostante la gioventù del marchio, tanta acqua è passata sotto i ponti e tanto lavoro è stato fatto per sviluppare e ottimizzare una offerta di prodotto che andasse a coniugare il concetto di lusso alla francese con la cura sartoriale del prodotto, applicandoli entrambi all'automobile.
Un passo ulteriore per la casa francese è ora quello di imbastire l'idea di collezione in maniera analoga a quanto succede nel campo della moda, con dei pacchetti di optional e caratteristiche estetiche a edizione limitata nel tempo. Questo, in concreto, significa scegliere una vettura dalla grande riconoscibilità unita a un sensibile vantaggio prodotto, portandosi così a casa una vettura con un migliore rapporto qualità-prezzo rispetto al listino di base. Al momento le edizioni limitate sono disponibili su DS3 con la Toit de Paris, caratterizzata esternamente dal tetto in grigio carat, e sulla DS7 con la Ligne Noire, che sostituisce tutte le cromature esterne con dettagli in nero lucido, e infine la raffinata edizione Louvre, riconoscibile anche grazie ai badge che riprendono gli stilemi del museo. Una delle strategie prodotto chiare del marchio DS, oltre a quella chiaramente di avere una gamma di prodotti ricca e completa come DS3, DS4, DS7, DS9 e di proporre una motorizzazioni ICE, quindi termiche e motorizzazioni elettrificate, è anche quella di proporre delle serie speciali di prodotto. Il vantaggio cliente è di avere quelli che in altre situazioni sarebbero delle opzioni a pagamento comprese in quello che sono il prezzo. E qui ne nasce quindi delle sorta di veramente edizioni limitate dei nostri prodotti che hanno sempre una storia da raccontare, come appunto dicevo la Toit de Paris, come la Ligne Noire, la DS7 Ligne Noire qua alle mie spalle e come la DS7 di Sion. A un anno dalla presentazione e a 5 mesi dall'inizio dei primi test svolti in pista, finalmente si può ufficialmente declamare «Bentornata Peugeot» e subito aggiungere un «Ben arrivata Peugeot 9X8». L'operazione di rientro del marchio francese nella contesa del WEC, ovvero il campionato mondiale FIA Endurance, sta infatti compiendo gli ultimi passi in vista dell'esordio ufficiale, in gara, che avverrà in occasione della 6 ore di Monza, prevista nel weekend del 9 e 10 luglio. Rispetto al prototipo svelato circa 12 mesi fa, gli ingegneri del reparto sportivo Peugeot hanno consolidato la soluzione tecnica maggiormente degna di nota, l'assenza dell'ala posteriore. Il progetto 9X8 è fondamentale per sviluppare settori come l'ibridazione e l'elettrificazione e ottenere così un'importante ricaduta tecnologica sulla produzione di serie. Ma vale la pena di passare in rassegna i numeri di questa Peugeot 9X8 che sarà iscritta alla categoria LMP1 del campionato mondiale FIA Endurance e che di conseguenza prenderà parte anche alla celebre 24 ore di Le Mans. La motorizzazione è ibrida a 4 ruote motrici. Il V6 da 2,6 litri biturbo scatena la bellezza di 707 cavalli direttamente sulle ruote posteriori. Il motore elettrico sprigiona invece 272 cavalli e agisce sulle ruote anteriori. Sia questa unità elettrica che l'inverter a base di carburo di silicio sono stati prodotti in collaborazione con Marelli. La batteria ad alta tensione è da 900 volt. Per farvi un'idea dello straordinario e vantaggioso rapporto peso-potenza di Peugeot 9X8, vi basti sapere che il peso complessivo di questo prototipo corrisponde appena a 1030 kg. A definire il programma pre-campionato sono stati certo i 10.000 km percorsi in 25 giorni di test, ma Safe Drive vuole raccontarvi anche un altro passaggio non indifferente. La Hypercar 9X8 Hybrid è stata sviluppata attraverso un progetto digitale di 51,1 GB, composto da 15.267 file memorizzati su disco rigido. Ognuno di questi file rappresentava una delle parti del bolide francese. Insomma, la passione e la tradizione del motorsport sono passati anche da un uso considerevole dell'intelligenza artificiale e dell'elaborazione dei big data. Di notevole fama e spessore sono anche i piloti che porteranno in gara le 9X8 schierate da Peugeot Sport: Paul Di Resta, Loïc Duval, Michael Jense, Gustavo Meneses, James Rossiter e Jean-Éric Vergne. Bentornata Peugeot, ci si vede all'autodromo di Monza! Abbiamo detto più volte, auto sempre più tecnologiche e questo significa una cosa sostanzialmente, ovvero un'assistenza sempre più specializzata, ma non solo.
professionale, pronta, una velocità di servizio. Insomma, in sostanza, non ci troviamo qua per caso nello stand RIAG per parlare di questi argomenti, li facciamo appunto con gli amici di RIAG, ai quali chiedo di presentare, prima di poi entrare nel merito del discorso, delle novità che presentate, presentare un po' qual è la vostra realtà e la vostra mission soprattutto. Ormai sono 20 anni che lavoriamo sulle officine, con, come vedi dietro, 4 reti e 3 in particolare sull'auto, che hanno come obiettivo di coprire tutto il territorio nazionale. Abbiamo 1800 officine, un po' di più in realtà, che consentono alle nostre reti di offrire un servizio completo e completamente ben dislocato su tutto il territorio nazionale. Da sempre noi sviluppiamo una serie di servizi a supporto di queste officine, con l'obiettivo fondamentalmente di mettere nelle condizioni di intervenire su tutte le auto del parco auto, dalle più vecchie ma soprattutto le più recenti. Le più recenti ormai sono piene di tecnologia, la tecnologia cambia, avanza, e quindi la nostra mission, come dicevi tu prima, è quello di dare un supporto ancora maggiore alle officine perché possano intervenire su queste auto sempre più complesse. Una delle novità di spicco di questa AutoPromotec per noi è proprio la diagnostica, in particolare la diagnostica remota. Ma ne lascio parlare Gianluca. Grazie Frederick, è con piacere che vi presento questo strumento, è una delle grosse novità che portiamo in questa fiera. Come potete vedere si chiama LKQ Remote Support e serve proprio per dare un supporto da remoto alle officine. Che cosa consente di fare questo? Consente di eseguire per un'officina indipendente tutte quelle procedure che adesso eseguono le case madri, le concessionarie. Quindi un automobilista sa che se ha bisogno di eseguire determinate operazioni, oltre che al concessionario, può rivolgersi anche alle nostre officine. Si possono fare codifiche chiavi, programmazione centralina e tutto ciò che i concessionari fanno. Sono molto incuriosito, noi ne parliamo spesso e molto nelle nostre trasmissioni, della nuova transizione ecologica, quindi l'elettrificazione. Vi state già preparando anche in questo senso? Perché insomma i meccanici hanno davanti una sfida piuttosto importante. Sì, ci stiamo preparando ormai da alcuni anni, in generale soprattutto con la formazione. Noi offriamo un programma di formazione importante per le officine. Da sempre un tema importante che è uscito è la famosa classifica PESPAV per le officine, quindi la formazione che consente alle officine di fare la manutenzione normale delle auto elettriche ed ibride plug-in in un modo sicuro. Oltre a questo si sta aggiungendo da quest'anno una novità importante che si chiama LKQ Academy, che è una piattaforma di formazione, di learning online, che consente alle officine in autonomia di valutarsi con un assessment, cioè una valutazione, ma anche di crearsi un proprio percorso formativo personalizzato in autonomia, in parallelo, in completamento della formazione tradizionale. Questo, a chiusura di tutto, consente, l'obiettivo uno solo, è di mettere nelle condizioni le officine di intervenire su tutte le auto e di dare un servizio di qualità, ma smart, veloce e sicuro per l'automobilista della rete. Quanto tenete la vostra auto? Tantissimo, lo sappiamo. AutoPromotec da questo punto di vista naturalmente propone tantissime soluzioni e noi siamo venuti a trovare un'azienda, insomma, che ha una grandissima storia alle spalle, un ottimo presente e direi che lavora tanto anche sul futuro. Mi sto riferendo naturalmente a Mafra, azienda che a Safe Drive abbiamo avuto già modo di conoscere tante volte nel corso di questi anni e che si presenta con delle novità direi piuttosto interessanti, perché oggi a parlare di risparmio energetico, essere eco, no? Lo fanno un po' tutti, però nel discorso della manutenzione, della bellezza dell'auto, della pulizia della nostra auto, come funziona? Beh, lo vado a chiedere a Marco Mattioli, General Manager Mafra. Marco, allora, sulla carta facile, però poi inventarsi qualche cosa per andare oltre non è mai semplice e Mafra invece direi che ci è riuscita anche questa volta. Sì, è vero, come dici tu, non è stato facile, però sai, quando tu hai la passione, hai una visione completa di dove va il mercato, che cosa ha bisogno il mercato e sei attento ai bisogni del cliente, tutto diventa più facile se hai un laboratorio alle spalle che ti può realizzare i tuoi sogni nel cassetto. Un sogno nel cassetto che ho realizzato è stato un nuovo prodotto a base di acido glicolico. Hai presente l'acido glicolico che viene usato nella cosmesi delle donne, che serve per pulire i tessuti delle auto.
ridonando giovinezza e freschezza, ritornando nello stesso colore, eliminando le macchie di calcare che avvengono dopo una giornata di pioggia. Non so se ti è mai successo di entrare in macchina col vestito bagnato e poi il giorno dopo vedere la macchina, il sedile chiazzato. Questo è uno dei tanti prodotti presentati quest'anno ad Auto Promotech. Poi nel discorso di ecologia abbiamo lanciato due nuovi prodotti, sono inglesi ma devo dirlo, uno si chiama Waterless, vuol dire basso consumo di acqua, è un prodotto che tu spruzzi a secco sulla carrozzeria e poi passi un panno e togli lo sporco lucidando. Un altro prodotto che arriva a questo mondo, dal mondo del Giappone, si chiama Rinless, è uno shampoo a secco, praticamente uno shampoo che metti nel secchio, ma invece di risciacquare con la carne dell'acqua e quindi consumare tanta acqua, basta passare subito un panno in microfibra e asciughi, mentre asciughi la macchina la lucidi. Quindi siamo arrivati a una tecnologia veramente all'avanguardia. E per i professionisti, visto la situazione dell'energia, del gas, il costo del gas, abbiamo creato un nuovo prodotto detergente per l'autolavaggio professionale in cui non c'è più bisogno di usare l'acqua calda per lavare la macchina. Nei box del service dove tu metti il gettone, non so se tu ti sei accorto, la tua lancia è sempre calda perché il detergente ha bisogno di una temperatura alta per poter lavorare. Noi abbiamo creato questa nuova Energy Save Technology in cui il gestore può spengere la caldaia e avere due benefici sull'ambiente e sul portafoglio. Molto spesso il cliente non sa che ha quel bisogno, sa che c'è un problema e non sa come risolverlo, e noi troviamo un modo di risolverlo in modo innovativo. Questo è il segreto del nostro successo, è la capacità di osservazione che ci permette di anticipare i tempi. Questa è la forza di Mafra. Senti, un'ultima cosa, le vostre attività anche extra, no? Al di là dei vostri prodotti, hanno sempre testimoniato una passione sconfinata per il mondo dell'auto, naturalmente, una base di tutto. Anche questo vi aiuta? Ma certo, siamo presenti in quasi tutte le manifestazioni motoristiche marchiati ASI, insomma, delle auto storiche e anche nelle pit lane degli autodromi, per due motivi: A, per far conoscere il prodotto; B, per far spiegare come si usa il prodotto, perché molto spesso quando tu hai sei così innovativo, a volte la gente non ti conosce, non riesce a comprendere questa innovazione, quindi va spiegata, va fatta cultura, e questo ci premia e siamo sempre più presenti e più amati. È bello vedere qui nello stand persone che ti ringraziano perché gli hai risolto un problema, è la più bella soddisfazione. Naturalmente tanta tecnologia qui ad Auto Promotech, tecnologia volta al comfort naturalmente, ma alla sicurezza soprattutto, e quando si parla di sicurezza Safe Drive è sempre in prima linea, ed è in prima linea anche Decra. Gli amici di Decra siamo nel loro stand e sono in compagnia di Imerio Testi, responsabile dello sviluppo rete di Decra Italia appunto. La sicurezza è un po' il vostro mestiere, legata nell'ambito automotive, nello specifico a quello che è il mondo delle revisioni, un mondo molto particolare su cui è bene fare molta attenzione e soprattutto agire in maniera molto professionale come fate voi. Noi abbiamo assistito e stiamo assistendo un'evoluzione del mondo dell'automotive, quindi sempre più tecnologico, sempre più sofisticato. Come sta evolvendo di conseguenza anche il mondo, appunto l'approccio, la professionalità verso il mondo della revisione? Proprio perché oggi la tecnologia sta prendendo campo, soprattutto sui veicoli, è molto importante in fase di revisione controllare che tutti i dispositivi siano correttamente funzionanti. Chiaramente viene fatto un controllo tramite il CruiseFOT, il quadro strumenti, con la verifica che non ci siano spie di segnalazione avaria dei vari impianti che vengono segnalate. Quindi su questa molta attenzione, come anche con i controlli diciamo non legati all'elettronica ma legati semplicemente alla meccanica, come banalmente un impianto frenante piuttosto che il pneumatico, il battistrada e quant'altro. Noi facciamo anche formazione agli ispettori, sia agli ispettori che o meglio sia gli aspiranti ispettori, cioè coloro che hanno i requisiti tecnici e possono richiedere l'abilitazione per diventare ispettori, quindi ci sono dei corsi di formazione specifici e siamo in prima linea per formare anche ispettori già abilitati e qualificati. Poi c'è anche un altro aspetto, un altro campo, e mi riferisco appunto ai track, ai veicoli pesanti. Sì, hai toccato un argomento caldo proprio in questi giorni, proprio qui in Auto Promotech. Ci sarà un incontro con Motorizzazione insieme alle istituzioni
e giusto nei giorni scorsi abbiamo fatto anche noi, partecipato insieme alle associazioni di categoria, un incontro con motorizzazione proprio sull'argomento. E la normativa è già esistente, sono da definire solo alcuni, diciamo, le parti finali della normativa, quindi da definire gli ultimi tasselli per la revisione, per rendere un servizio pubblico anche sui pesanti. Quindi un centro di revisione privato potrà domani chiedere un'autorizzazione per diventare un centro di revisione a tutti gli effetti per i veicoli pesanti. L'approfondimento dedicato ad Auto Promotech 2022 prosegue in questo caso in casa Pointes. Dobbiamo dire che naturalmente abbiamo conosciuto molto bene questa rete nel corso degli anni. È una presenza importante la loro a questa importantissima kermesse qui alla Fiera di Bologna, però diciamo che c'è una curiosità, perché l'ambientazione magari non è proprio quella che ci si aspetterebbe, o almeno non l'unica che ci si aspetterebbe da Pointes, però questa cosa la voglio chiedere direttamente a Corrado Bergagna, membro del CDA appunto di Pointes Italia, con delle bellissime auto storiche. La scelta è stata una scelta secondo me bellissima, perché io lavoro in questo settore da oltre 30 anni e mi sembrava giusto celebrare un po' la professione del gommista, che è una professione magari certe volte sminuita, ma che, ricordiamoci, fa parte integrante della sicurezza dei veicoli, quindi delle persone che bene o male viaggiano tutti i giorni sulle strade. Quindi abbiamo voluto dedicare un'area, oltre al nostro stand istituzionale, al museo, e questa è una riproduzione di un negozio anni 70, perché ricordiamoci che Pointes compie quest'anno 50 anni, e quindi c'è una riproduzione con delle auto fantastiche, perché questo maggiolino è la fine del mondo, ha fatto il rally di Monte Carlo del 75, e qua c'è una Montreal Alfa Romeo che è un'icona di quel periodo e quindi una macchina di un valore e di una bellezza incredibile. Prendo spunto, museo della professione, perché la professione, con tutto quello che comporta, anche la passione, il sacrificio, l'essere al passo con i tempi, rimane credo un punto focale per Pointes. Abbiamo avuto modo di raccontarlo anche un po' di tempo fa, quindi ti chiedo se è così realmente e come continuate ad approcciare questi temi in questa annata molto molto importante per la vostra rete. È giustamente, come dicevi te, un rapporto di continuità, perché qua partiamo dagli albori del 1900, abbiamo dei nostri affiliati di Milano che hanno cominciato la loro attività negli anni 20, però in questi 100 anni si è tutto evoluto, e l'evoluzione ancora adesso è ancora più importante, perché con l'avvento della nuova mobilità, l'elettrico, ne abbiamo parlato tanto, effettivamente dobbiamo tenere in giusta considerazione quello che è l'aspetto tecnologico e tecnico, e la professionalità e la formazione sotto tutti gli aspetti dei nostri affiliati. Effettivamente questo è un momento complicato del mercato, ma non solamente per il cambio tecnologico, ma anche per una situazione contingente che ognuno vede tutti i giorni, legge tutti i giorni sui giornali e nei telegiornali. Mancanza di materie prime e situazioni di approvvigionamento che necessitano effettivamente delle indicazioni. Noi dobbiamo cercare di dare queste indicazioni, e ovviamente insieme ai nostri partner, perché la cosa più importante è lavorare con dei partner primari, e noi lo facciamo in tutto il mondo. E dare queste indicazioni agli affiliati in modo che siano pronti, che siano predisposti e capiscano, diciamo, la loro evoluzione del momento, perché è giusto essere molto attenti non solamente all'aspetto tecnologico, ma anche all'aspetto, per esempio, gestionale, che in questo momento è molto importante. Come abbiamo detto, un mondo dell'automotive sempre più in evoluzione. Se prima era importante essere informati, naturalmente oggi forse lo è ancora di più, quindi l'informazione, le pubblicazioni di settore assumono un ruolo sempre più importante, fondamentale. Ne vogliamo parlare qui ad Auto Promotech con Marco Loruso, I2SG editore, due riviste tra l'altro anche importanti nel settore, Il Giornale del Meccanico e Io Carrozziere. Marco,
Innanzitutto come stanno andando le cose? Perché sappiamo che l'editoria è in difficoltà, il vostro settore invece è trainante, funziona? Allora Michele, sì, grazie per avermi concesso di esprimere il mio parere. L'editoria è, come dicevi tu infatti bene, è in difficoltà, tranne nel nostro settore, perché è un settore in continua evoluzione, dove il meccanico di oggi vuole essere sempre informato e soprattutto formato su quello che sta succedendo e del cambiamento epocale dell'automobile. Grazie non solo alle nostre riviste di settore, ma anche al lavoro un po' di tutti quanti, il meccanico si può dire che fa una seconda scuola, fa una seconda scelta, quindi lo portiamo sempre ad avere una formazione continua e un'informazione sempre garantita. Questo settore in che direzione sta andando? Soprattutto gli addetti al lavoro in come si devono preparare per il presente e per il futuro? Il costruttore chiaramente si muove su tante piattaforme, quindi non sceglie più solo il canale di la catena, perdonami, dal distributore al ricambista, ma si muove anche su piattaforme digitali. Può scegliere Amazon, può scegliere eBay, comunque per essere molto più smart. Questo ha fatto sì che anche il ricambista si muovesse in una piattaforma o personale o attaccandosi a dei gruppi, di velocizzare in maniera più ampia anche questa distribuzione in maniera più smart e più veloce. Bene, finita questa lunga carrellata, questo viaggio con voi ad Autopromotech 2022, speriamo sia stato interessante, io però penso di sì Michele sinceramente, perché i temi trattati sono stati veramente veramente molti e abbiamo capito anche tanti settori nel mercato, che direzione stanno prendendo e anche quali saranno le prospettive, direi, sì, a breve, non troppo nel futuro. Settori in realtà, sicuramente questo che è emerso in grande fermento e direi soprattutto in considerazione delle nuove tecnologie con le quali è stato investito naturalmente il mondo dell'automotive, che naturalmente non riguarda soltanto in maniera specifica il prodotto, ma a cascata naturalmente coinvolge anche i settori dell'aftermarket, dell'assistenza e via dicendo. Quindi un settore in grande fermento, ma con delle sfide davvero molto interessanti, e mi sembra un settore anche molto preparato ad affrontarle. Sì, in questo momento ce n'è sicuramente bisogno, quindi sottolineiamo questo aspetto anche per quanto riguarda il mercato italiano, naturalmente in particolare, insomma, quale possiamo che augurare ovviamente il meglio, una situazione in questa fase storica sicuramente non tra le più semplici in assoluto. Direi che è davvero tutto per questo appuntamento di Safe Drive qui dall'Autopromotech 2022, quindi come sempre ci ritroviamo la prossima settimana, torneremo questa volta nei nostri studi con un nuovo appuntamento di Safe Drive. Alla prossima.